Nel primo pomeriggio partiamo per Grillenfjord, attraversando lunghe vallate con montagne ancora innevate. Una sosta panoramica sulle rive del Balfjord, incantevole paesaggio di fronte alla vetta del Malangen. Nei pressi di Eia un mercatino Sami, piacevole sosta per osservare tipici prodotti del popolo nordico all'interno di caratteristiche tende. Attraversando il ponte Gisund entriamo sull'isola di Senja, la seconda più ampia isola della Norvegia, abitata da oltre 7.000 persone. L'isola viene anche definita la Norvegia in miniatura perché il suo territorio presenta le diversità di paesaggi che è possibile incontrare in tutto il resto del paese. Sosta panoramica nei pressi di Jamn, località turistica che si trova sull'estremità occidentale dell'isola di Senja.
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Grillenfjord, caratteristico borgo di pescatori di circa 400 abitanti, intimo e accogliente, circondato da splendide montagne. Nella stagione estiva, un traghetto collega questo villaggio con Andenes, la nostra prossima meta. Il primo tratto di navigazione è davvero spettacolare. Prima di entrare in mare aperto, costeggiamo il fiordo e l'estrema punta dell'isola di Senia. Dopo circa un'ora e 40 minuti approdiamo ad Andenes, villaggio nel comune di Andoi, di quasi 2700 abitanti. Era già un importante villaggio di pescatori durante l'età del ferro e dai primi anni del 1900 è diventato uno dei più grandi porti di pesca in Norvegia. L'edificio che caratterizza maggiormente Andenes è senza dubbio il faro, realizzato nel 1859 e automatizzato nel 1978. È stato inserito nell'elenco dei siti protetti nel 1999. Il sole di mezzanotte è un modo di vivere oltre che uno spettacolo della natura. In questo mondo il tempo perde il significato. L'orologio non serve più a indicare lo scorrere del tempo, perché il giorno, come lo intendiamo noi, non finisce mai. Anche il faro è spento, sarà in funzione dal 10 agosto e sarà nuovamente spento il 26 aprile del prossimo anno.